Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11. Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo e che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa, perché se la donna non ha il capo coperto si faccia anche tagliare i capelli, ma se una donna è per lei una cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o radere il capo, si mette un velo, poiché quanto all'uomo egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna fu creata per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità. D'altronde nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna. E ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto? Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, c'è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è stata data come ornamento. Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine, e neppure le chiese di Dio. Nel darvi queste istruzioni, non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci sia tra voi anche delle divisioni, perché quelle che sono approvate siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare o bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò, devo lodarvi, in questo non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo averlo rese grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangia a casa, perché non vi riunite per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò.